su questa proposta. Che è la buona mamma abruzzese, che mi è mancata da qualche, da poco tempo. E le mamme insistono un po', no? Tipo, quando ti concentri, portati la giacchina, sì, portati le colla, non sai queste cose delle mamme abruzzesi. Aveva sempre ragione. Adesso mi rendo conto, quando non c'è più, ci si rende conto. E lei mi diceva sempre, ma Gabriella, giustamente, lei poi tra l'altro è di origine scultorese, da mia madre quell'anno, mi ha detto una cosa che poi sembrava una stupidaggine, ma aveva ragione. Diceva, ma voi vi state sempre questi telefonini? Ma a un certo punto, se viene un blackout internazionale, è vero, non ci sarà più una fotografia. Vi ricordate quando noi facevamo lo sviluppo delle fotografie al fotografo, che non è che le potevamo fare come adesso 500 alla volta, cioè 2, 3, stampami questa no, con il rullino, ce lo ricordiamo. Oppure quando arriva la scuola, no, mi ricordo a Pescara c'era Costantina, ordinare i libri e comprare i libri, a volte il mercatino dell'usato, no? E mi ricordo l'esame di stato con i rotolini, quelli là, una fresa, mi sembrava un ciclo un po' con tutti questi. Così è la stessa cosa con la musica, esistevano gli LP, poi i 45 giri, che il lato A, il lato B era sempre un po' più sfigato, però poi alla fine era più bello del lato A, no, questo ce lo ricordo tutti. Poi subentrare il CD la prima volta, mi ricordo, sembrava qualcosa, sembrava l'UFO, questa cosa metallo. Adesso neanche più il CD, la vendetta, neanche Spotify, YouTube, tutte queste corbellerie qua. Quindi non esiste più niente. Noi non abbiamo più la foto, in effetti, se mia madre aveva ragione, se viene un blackout internazionale non abbiamo più né una foto, né un brano da ascoltare, perché non esistono più i dischi, né i libri, perché io vedo i miei allievi si scaricano tutto, pure i vocabolari, non abbiamo più niente. È vero Giancarlo? Non abbiamo neanche le tue registrazioni su YouTube, no, sto scherzando. Dico questo perché molti che prendono i miei dischi, ma anche gli altri musicisti, noi viviamo di questo lavoro, poi mi scrivono, sto ascoltando il tuo CD, mi vado a Torino in macchina, mi tiene compagnia, il CD è qualcosa che rimane, no? Al prezzo di un pacchetto di sigarette, quindi è qualcosa che rimane ed è nostro, ci fa sempre compagnia, ma così come un bel libro, è così come anche sviluppare le fotografie, infatti io lo farò prima poi, con tutte le domande, appunto, le ogni volta che lo e quindi questa è una mia piccola divergenza, visto che sto a Pianella, che è una città abruzzese, veramente molto molto bella, soprattutto questa chiesa, io ringrazio per l'ospitalità, mi sono permessa di fare questa divagazione di una mamma abruzzese, però penso che è vero quello che diceva. Cosa devo fare? Prego. La sindaca, io rimarrò. Noi Renato? No, sto chiamando Renato fuori. Giancarlo mi chiami Renato. Certo, adesso saremo anche una foto. Noi come amministrazione comunale abbiamo pensato ad una targa grazie a questo tuo concerto e alla musicista Maria Gabriella Castiglione in segno di gratitudine per il concerto di pianoforte. La sua musica ha toccato i nostri cuori. Il sindaco da domani. Grazie. Grazie mille, questo è in segno di ricordo anche, ma spero di tornare perché sicuramente vorremmo fare qualche punto in una location. Esatto, sì. Anche perché come ho detto prima, alcuni pensano al progetto di pianoforte, ma è ovvio che io
l'anno scorso e due anni fa, ci sono tantissimi turisti a Latina, soprattutto in agosto, infatti in agosto ho tantissimi concerti, ma quasi tutti i giorni è pesante, cioè il mio concerto è pesante, è molto faticoso. Ma mi è successo di suonare con questo Costanzo, non c'era un abruzzese, erano tutti romani, milanesi, orientali. E quindi perché non insistere qui, soprattutto nei piccoli centri, dove magari io ho fatto un concerto a Fano Adriano, quando mi avevano fatto il sindaco Fano, io pensavo Fano delle Marche, ho detto no, Fano siamo 150 milioni, il sindaco farmacista. Dovete crescere tutti, tutti, carabinieri, capo della polizia, tutto il soccorso. E non hanno mai visto un pianoforte a coda. Quindi per loro è un evento degli eventi e è piaciuto a tutti, devo dire, che poi alla fine è un evento corto, costa molto di meno perché la sera è pesante, ci sono tante cose, no? E sono rimasti molto contenti, infatti mi hanno anche richiamata. E questo per sfatare. Per sfatare il fatto che la musica classica, la cultura classica comunque si deve diffondere a tappeto, perché non ci sono tantissime, la televisione manda questo, che ieri sera strano la televisione con Riccardo Muti, però all'estero non funziona così, qui c'è poca informazione, ben vengono queste scelte come la signora che ha avuto grandissima sensibilità per accogliere la